già Eric Prinot, anche se il favore di traiettoria è per il poleman. Scorre il serpentone, ora attenzione perché bisogna passare a tutti, possibilmente in sicurezza. La prima varia di pasticcio ancora, abbiamo visto un'altra vettura partire larga, danni all'anteriore sinistra, andremo a rileggere tutto. Del vantaggio Paul Thomas Loeflad, occhio perché Eric Prinot è lì pronto ad approfittare, ma anche Renato Di Amato prova ad azzeccare un possibile. Di Amato che si era già preparato al tentativo di sorpasso, per regolamento bisognerebbe rimanere fino a semaforo verde completamente allineati, poi è riuscito comunque da dietro Prinot a superarlo facendo una grande veramente staccatona. Non pensavo riuscisse ad andare a girare la prima variante, invece evidentemente c'era del margine ed è riuscito a superare Di Amato. Quindi al momento nessuna sbavatura, qui vediamo che una c'è in realtà, però l'allarme rientra presto, quei salti sul cordolo che andrebbero evitati anche perché possono essere deleteri, l'abbiamo visto in altre gare del Ferrari Challenge. Dei primi della classifica assoluta, si fa vedere all'interno, è vedere proprio. È quasi entrato, ci ha provato nuovamente a infastidire Prinot sul plan. Bellissimo questo duello che praticamente va avanti dal primo giro con Prinot che sembra averne qualcosa in più in alcuni punti, sicuramente parabolica stacca più sotto, fa una traiettoria completamente diversa, ha una staccata nel piede veramente al limite. Perché il poleman si chiama Eric Prinot, il pilota delle Dolomiti del team MP Racing con Ineco. Eccolo lì il poleman che gira già davanti a tutti, sfruttando il vantaggio della pole alla curva San Donato, si mette davanti a tutti e riesce a rintuzzare gli attacchi. La bagarre è dietro ed è a tutti i livelli, ci sono piloti, super piloti Ferrari come Alex West, Eric Chung. La battaglia è davvero a tutti i livelli, solo lui ne ha più di tutti per andare a prendere la bandiera a scacchi, l'abbraccio di Monica, perché il primo vincitore Eric Prinot, così si apre la Coppa Shell per quel che riguarda il Challenge al Mugello. Il momento finale lo andiamo a gustare con Eric Prinot che può sfanalare verso il muretto di MP Racing con Ineco come concessionaria, va a prendere la bandiera a scacchi, Italia più in alto di tutti al Mugello. Sembra facile da fuori, sembra facile per noi commentare, ma vi posso assicurare che ci ha messo tanto del suo per riuscire a mantenere a debita distanza Loeflad, che si è portato a casa il giro più veloce, sì, però poi alla fine della fase finale ha piano piano perso giro per giro e Prinot è riuscito a continuare nella sua cavalcata fino alla bandiera a scacchi, riuscendo insomma a confermare quelle che erano state le impressioni quando l'avevo visto prima della partenza, che era veramente carico come una molla ed è riuscito a portare davanti a tutti la sua 4.58 Evo. Di essere in pole, forse poca abitudine, sta di fatto che Tommy Loeflad si mette là dietro, problemi in uscita dalla San Donato, va larga, poi la macchina parte, per fortuna tutto ok, toccando nessuno, quindi Deborah Meyer riprende la via della pista e intanto Eric Prinot comincia a remare, ma che pericolo qui con Murat Chuadarolu. Come si butta Eric Prinot su Jean-Claude Sada, non si aspetta il punto in quell'attacco e la zampata delle Dolomiti arriva, secca e decisa, senza possibilità di replica, arriva la bandiera per Tommy Loeflad, per Tanianna in piazza d'onore e per Eric Prinot che agguanta terza posizione e vittoria nella Gentleman Cup. E ricordo ancora una volta, grande, grandissima, la signora Gostner in grande spolvero, vincitrice della Ladies Cup. Vedete il leader, livrea rossa per Alberto Cola e subito uno scatenato Bjorn Grossman, l'Octane 126 che si piazza davanti a lui, ma guardate come arriva proprio lanciatissimo Philip Baron, la livrea azzurra lì in terza posizione ed è il
l'intervento subito segnalato della safety car. Ci sono un po' di cambi e soprattutto un po' di numeri. Vediamo da leggere qua. L'arrembantissimo troppo Philip Baron che va ad accompagnare e sarà furioso ancora sicuramente Grossman. Bjorn Grossman, anche perché loro sono i due in bagarre per la leadership nella classifica assoluta della Formula. Gara 1 della Super GT Cup dal circuito del Mugello con la pole position della new entry Loris Spinelli, che corre in coppia con Piero Necchi in prima. Vediamo alcune uscite che hanno caratterizzato la gara, ma soprattutto nelle prime fasi il retrovia, il suo coequipier, la bagarre ha visto poi protagonisti soprattutto Zaug, e la bagarre è davvero incandescente nelle prime fasi con il sorpasso con quindi Costa che taglia il traguardo per primo davanti a D'Amico e Desideri, ma che appunto viene penalizzato e quindi scivola in quinta posizione. Vittoria per D'Amico e Zaug. Gara 2 del campionato italiano GT Super GT Cup e GT4 con la pole position di Matteo Desideri e Kasai Takahashi, con Nicolas Costa in seconda posizione. L'inizio della gara vede proprio il confronto tra questi due piloti, con Nicolas Costa che nelle prime fasi riesce a prendere il comando e bagarre anche nella Cup. Vediamo Romani e Deodati, vediamo anche delle uscite che comportano purtroppo dei ritiri. Il volante nel secondo stint di gara riesce poi a sopravanzare il coequipier di Costa, quindi Amir Crenzia si porta in prima posizione, riuscirà poi ad incrementare il suo vantaggio, mentre dietro continua il confronto per quanto riguarda la Cup, con alla fine il successo da parte dell'equipaggio di Durante, che salirà sul gradino più alto del podio davanti a Prinot e a Trentin, che conquista il terzo gradino del podio nella Cup. Emozioni Ferrari da Hockenheim, per la precisione dall'Hockenheim Ring in Pezzano. C'è anche Eric Prinot con i colori di Neco MP che prova a farsi largo dalla terza posizione. Eric Prinot, un altro dei protagonisti storici del monomarca Ferrari, dietro bagarre, c'è bagarre a tutti i livelli dello schieramento, ma intanto la mossa giusta sembra averla fatta Rick Lovat a trollare questo primo attacco. Allungato all'inizio Riccardo Lovat là davanti, però per il momento non è riuscito ad ampliare questo suo margine di vantaggio, che resta abbastanza stabile intorno al secondo e tre su chi lo insegue, che appunto è il pilota tedesco. E ora stiamo guidando con Eric Prinot e tutta la sua grinta sulla vettura dell'MP Racing tricolore, sulla vettura del leader Riccardo Lovat, che sta guidando ancora una volta sui 4,5 km del circuito di Hockenheim e prende bandiera, è il vincitore. Fa festa anche Thomas Löfflad, che si conferma leader in classifica, secondo bene Eric Prinot, ancora Italia MP Racing con Ineco come concessionaria. Ogni giorno del weekend propone uno spettacolo completamente nuovo, completamente da rivedere. Vedete quante le vetture in pista, e questo è un'ulteriore conferma del successo di questa serie monomarca nell'area corse clienti, che è ovviamente coordinata da Antonello Coletta, direttore delle attività sportive GT. E ora invece il coordinatore delle danze è là col tricolore, Rick Lovat a sinistra, il poleman, livrea giallonera a destra, contatto con Olivier, che ecco, ha tenuto la linea, ed è un contatto che si sta allargando, perché come diceva Olivier la pista lì è larga ma stretta al tempo stesso. Eh sì, perché purtroppo tutti vogliamo passare davanti, poi con la velocità è sempre facile quando la guardiamo in TV, è un po' più difficile in macchina, ma purtroppo si sono toccati, penso che due o tre macchine
adesso sono anche danneggiato e la gara sarà difficile per loro. Qua arriva la conferma, intanto in grafica lo vedete anche voi, non solo sul monitor di servizio, si sta cercando di chiarire nella qui vicina direzione gara il contatto proprio tra Eric Prinot ed Eric Chung, i due Eric che sono arrivati ai ferri corti. E intanto arriva l'avvertimento per la vettura proprio di Keaton Lendoudis, warning flag, avvertimento che riguarda il nostro amico pilota greco, quindi deve stare attento. Andiamo a rileggere di nuovo Tommy Lindroth, guardate come tira su la temperatura dell'impianto frenante, via di fuga e poi riprende la pista, perlomeno nessun contatto in questo caso. Questo invece è Eric Prinot, grande Eric, un'altra colonna del Challenge, protagonista storico insieme all'amico Vincenzo Sauto, ora sta correndo da solo, chissà che Vincenzo non torni nel Challenge, noi lo aspetteremo volentieri insieme a tante altre novità. Come sta guidando Eric prima di lasciarti andare? Siamo a un bordo con lui. Well, I'm not seeing much. I've only seen a couple of corners, but it looks like, first of all, a lot of fun. So, yeah, I think from what I can see, it looks like he's doing pretty well, using a lot of the curbs, which obviously in cars you can with the challenge cars you can use a lot more than we can with Formula One. But still, as I said, it looks like. He's having a good... Questa se la sentirà poi in differita Eric Prinot. Questo è the finish, la fine, check the flag, bandiera a scacchi, doppietta per Riccardo Lovat, Canada sì, ma tanta Italia. Bene, questa è solo Italia. Eric Prinot, secondo posto. Questi sono gli amici fondamentali della serie Europa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, una delle tre oltre alla nordamericana Asia Pacifico. Saranno tutte insieme ai primi di dicembre alle finali mondiali di Daytona. E si va con un buon Scheltema che prova a giocare tutto per tutto perché deve approfittare dell'interno di traiettoria, ecco. Mentre Eric Prinot ci prova, che rischio e che botta, accidenti con pezzi vicini, che volano anche in direzione della camera. E eccolo là il pneumatico che è proprio volato a finire contro le barriere in direzione della camera che da quelle parti lo si era intravisto proprio nell'immagine. Skeltema è riuscito già a prendere un discreto vantaggio su Prinot, questo gli ha permesso di arrivare già alla prima staccata davanti, ha dovuto poi però chiudere perché Prinot è decisamente aggressivo. E qua vediamo il duello comunque di Corinna Gosner che sta cercando di difendere la posizione, ottima devo dire la qualifica della prima ragazza della Ladies Cup, quindi si sta comportando decisamente bene. Qua vediamo Prinot aggressivissimo, ci sta provando all'interno, incredibile, lì è veramente quasi impossibile superare, infatti alla fine Skeltema ha avuto ragione e ci sta provando comunque Schiavoni, che anche lui credo che abbia fatto la miglior qualifica stagionale fino adesso. Una sfortuna nera. Che sfortuna, era il leader con questa livrea, denti di squalo come sempre, la linea sul casco, qui nulla da fare. Eric Prinot primo. Claudio Schiavoni, grande performance per lui perché alla prima stagione sta facendo tutto nel modo giusto perché sta studiando. Vedremo anche con le telecamere esterne perché a un certo punto non abbiamo più visto Manuela alla destra, la rivediamo ora a manovra completata. L'ha intimidita un po' in frenata e lei ha frenato un qualche metro prima sicuramente. Eccolo qua. Che pelo. Eh sì. Stato bravo Thomas. Zampata. E adesso l'abbiamo visto rallentato, mentre questo non rallentato è Eric Prinot, MP Racing, Ineco, la livrea giallo-nera della sua vettura è davanti a tutti in questa gara 1, lo ricordo, della Coppa Shell. Siamo solo alla prima delle due giornate dell'evento Ferrari Challenge a Jerez de la Frontera in Spagna, quindi non perdetevi la giornata bis di domani con i signori qui di fianco a me di nuovo alla riscossa, proveranno di nuovo a regalarci grandi numeri entrambi e poi un'altra gara anche della Coppa Shell. Ma intanto prende bandiera a scacchi Eric Prinot e prende bandiera a scacchi benissimo Corinna Gosner, quarta posizione nonché vincitrice della Ladies Cup. Eric Prinot intanto ci regala questo dinno di Mameli. Sul podio piazza d'onore ci andrà Schiavoni e poi la terza posizione nella generale per l'Adic.
Ricordo che sono di questi tre piloti due impegnati anche nella Gentleman Cup, ovvero Eric Prinot e Claudio Schiavoni, mentre Ladic è pilota della Coppa Shell. Un saluto da Alberto Borgini, ben ritrovati. Vi presento subito un'altra mega cabina dopo quella del trofeo Pirelli gara 2. Anche per la gara 2 della Coppa Shell abbiamo dei protagonisti qui al commento, portati dal volante al microfono. Intanto Eric Prinot. Eric ha bisogno di pochissime presentazioni per chi segue il Challenge, perché è nella storia del Challenge, fresco di vittoria nella gara 1, poi spiegheremo perché questa volta è forzatamente in cabina per la gara 2. Oggi, così lo spieghiamo, è fermo perché c'è stato un problema nelle prove di qualificazione odierne. Ormai lo sapete bene, ogni giornata del Challenge a sé, abbiamo archiviato la giornata 1, nuove prove di qualificazione, nuova gara, problema in prova, quindi è qui in cabina in nuova versione telecronista, quindi guardiamo il lato positivo, apriamo anche una nuova parentesi, giriamola così. Ma andiamo a rivedere un po' come è nato questo risultato. Intanto è nato con Thomas Loeflad, che ha approfittato benissimo, mentre dietro c'era questa divagazione sul tema, per fortuna incruenta, diceva, ha approfittato benissimo della pole position per mantenerla. Renato D'Amato si è messo lì subito in caccia con la livrea arancione del team CDP. Questi sono i momenti decisamente hard che poi hanno avuto anche delle conseguenze a livello di penalty, peccato per il KO di Tommy Lindroth, altro pilota forte e simpatico, il pilota nordico. Qui ancora è uno dei momenti no, con Manuela Gostner che si trova a questo contatto, poi riprende almeno per il momento la via della pista, avrà occasione di rifarsi, mentre invece chi non deve rifarsi è la sorella Corinna, che stampa una vittoria importante nella Ladies Cup, come d'altronde va a fare Thomas Loeflad. Eccolo qui, perché non vince solamente l'ennesima gara della stagione, ma porta a casa in anticipo, senza aspettare le ultime gare di Daytona, il titolo della Coppa Shell. Regolamentare parte, la bandiera verde lassù qui davanti alla nostra postazione, e andiamo perché il poleman intanto prova ad allungare, si tiene dietro Rick Lovat, ma il compenso ancora dietro. Che peccato, vediamo questa immagine della vettura di Corinna Gostner, una delle sorelle Gostner, con i colori di MP Racing in eco, una delle ragazze impegnate nella Ladies Cup. E attenzione perché ora si riparte con Riccardo Lovat, Kessel Racing a dettare l'andatura. È peccato che sia stato stoppato da questa safety car, perché Eric Prinot sembrava diventare sempre più aggressivo. Intanto è in settima posizione con la sua vettura dell'MP Racing di Massimo Pepe con Ineco come concessionaria. Vediamo Loeflad come leader, sta guidando molto aggressivo, quasi un po' oltre. Ho visto arrivare lungo a curva 3, Bond. Qua vediamo il sorpasso, molto aggressivo. Quando Loeflad ha preso leadership deciso, della gara, molto dopo deciso. Kink entrare a curva 5, molto bello, molto aggressivo, ma senza contatto è riuscito a prendere leadership. E Thomas Loeflad continua a volare verso, eccola qui, la bandiera scacchia, precede Rick Lovat in seconda posizione, ma anche leader della Gentleman Cup. Terzo Keegan, poi Skelte, ma Ladican, ottimo settimo Prinot, e grande risultato per Thomas Gostner nella top 10 in nona posizione. E ora sì che si può fare festa, Tony. Safety car, leading car pronta ormai a farsi da parte, via sì, il tricolore di Rick Lovat sulla vettura del Kessel lì davanti, mette giù tutto, prova a approfittare della pole, prova a buttarsi subito dietro con i denti di squalo, vigrignatissimi, grande grinta per Von Skeltema, ma arriva subito la reazione, no, i denti di squalo li chiude come porta la pinna davanti e balza in seconda posizione. E andiamo a vedere un po' le sorelle Gostner, direi che la prima e meglio piazzata è la Manuela Gostner, direi, poi andremo a ricontrollare, sì, perché Corinna
è un po' più indietro nella parte classifica. Con vari tentativi di sorpassi, qua l'errore di Tari Anna che si fa superare anche dal nostro Eric Prinot. Eric Prinot, tra l'altro, che poi in fase finale è riuscito anche a fare il giro più veloce della gara, decisamente rapido il pilota che alla fine è arrivato in quinta posizione, l'unico a scendere sotto il piede dell'1.50. Poi si vola tranquilli verso il gran finale, festa vera per Rick Lovat, davvero alla stragrande. Ritrovati in diretta da Daytona, Florida, Stati Uniti d'America, World Final. Siamo pronti nell'apertura della giornata clou delle finali mondiali 2016 Ferrari. Sta scorrendo la griglia, io la riepilogo dall'alto, dalla pole del signor Matt Keegan della Ferrari Nord America come serie, poi Rick Lovat, il signore canadese ma tanto italiano che condivide con lui la prima fila, dietro in seconda c'è Thomas Loeffler che è il campione europeo della Coppa Shell, quindi grande, grande a completare la seconda fila, Vladimir Ladik, in terza troviamo Barry Zeckelman con Eric Prinot, ancora Italia, ancora Alto Adige, ancora Dolomiti, eccolo qui il pilota con i colori dell'MP Racing di Massimo Pepe Ineco come concessionaria. Poi subito dietro c'è lo squalo von Skeltema con quella livrea grintosissima che ormai ben conoscete, andremo a leggere la sua. Poi c'è la famiglia Gosner da tifare, a cominciare da Papa Thomas, e poi le due sorelle impegnate nella nuova Ladies Cup con una delle due campionessa 2016 di questa nuovissima categoria, ma ne parleremo. Campionato, giro fari spenti perché deve farsi da parte a breve la safety car. Keegan molto pulito in partenza, è riuscito a mantenere leadership. Lovlad secondo me è arrivato lungo a curva 1 e ha lasciato spazio a Lovat di scavalcare a seconda posizione. È difficile perché avevo visto innescarsi questo contatto con una delle sorelle Gosner coinvolta, si tratta di Manuela con la vettura che rimane lì di MP Racing in eco, c'è stato questo side by side, Giancarlo, portato decisamente all'eccesso. E Thomas Loeffler, il campione della serie europea dello Shell, è al momento leader anche di questa finale mondiale, secondo è Ladik, terzo è Lovat, quarto è Fons Skeltema, poi Zeckelman, Oz, troviamo Renato D'Amato a precedere Eric Prinot e poi Thomas Gosner. Vediamo che cosa è successo purtroppo alla vettura 181 di Eric Prinot, il pilota delle Dolomiti, uno dello squadrone MP Racing Ineco che va a fermarsi. Intanto questo invece è un attacco che è andato ben oltre il limite, quindi abbiamo capito come è andata la questione, Tony, per Menzel. Attenzione all'attacco, sbavatura, porta aperta e arriva la zampatona intanto di Ladik, ma sta arrivando, oltre che il possibile ritorno di Loeffler, un altro attaccone di quel tricolore dietro, vettura del Kessel con Rick Lovat, e vediamo che andiamo al sì. Allora intanto facciamo ordine, andiamo a vedere come si è creata qui la situazione, Tony. Veramente strano questo perché aveva più di 30 metri e in staccata l'abbiamo visto veramente in difficoltà. Lui sta scalando con le telecamere, prezioso come sempre il regista Franco Masselli, andando a cogliere Thomas Gosner, già ricordato in decima posizione, e abbiamo visto passare, tornando all'Italia, giusto prima di lui Renato D'Amato. Invece per trovare Corina Gosner andiamo all'ottima tredicesima posizione. Antice battaglia, ce n'è anche qui, attenzione a questo che potrebbe essere un colpo a sorpresa. Intanto c'è quel KO che porta la safety car in pista e che quindi direi a questo punto va a neutralizzare l'arrivo, a frizzare la classifica. Il crono ufficiale è agli scampoli, andiamo a leggere le classifiche per quanto riguarda l'Italia in questa nona posizione e siamo entrati nel final lap così con la safety car. Spettacolo ne abbiamo avuto comunque abbastanza, tutto questo finalone a vantaggio di Thomas Loeffler, è lui che sta andando al traguardo in questa maniera, può assaporare ancora di più la bandiera scacchi che è pronta a sventolare qui davanti alla nostra postazione. Il sapore è veramente doppio per lui,
Ah, questa è la gara, festa per loro, festa per la signora Leuflot che ora viene nascosta là dietro, eccola lì in festa anche lei, davvero un grande risultato, classifica assoluta, primo Thomas Leuflot, secondo Ladik, terzo Rick, Riccardo Lovat, poi Oz, Skeltema, Zekeman, troviamo in settima Renato D'Amato, giù il cappello, bravo il pilota.